moschea era già stata progettata e decisa dal 2004 in questa città. E la scelta era caduta sulla base di un gruppo di privati di religione musulmana che avevano acquisito un capannone dismesso in via Coronata Conigliano. Era caduta su quella localizzazione, non per una scelta della città, ma perché appunto un gruppo di privati hanno detto: ci compriamo questo capannone e lì facciamo la moschea. Il comune aveva detto di sì, perché nel piano regolatore quella zona risultava servizi e la moschea, come qualsiasi luogo di culto, è appunto classificato come un servizio. Coloro che hanno comprato hanno diritto, avendo avuto una risposta positiva dal comune, hanno diritto a costruire. A me non è andata bene questa modalità, non mi è proprio andata bene, perché il luogo è infelicissimo. Mettere una moschea attaccata alle abitazioni significa creare dei problemi, perché c'è un luogo di culto che caratterizza una strada molto abitata, molto frequentata, e questa caratterizzazione è qualcosa che deve essere presa in considerazione, non può essere data per scontata. Non andava bene per questo motivo, ma soprattutto non andava bene il fatto che si considerasse che ci sono dei privati che vogliono fare una moschea, comprano qualcosa e hanno diritto a costruire. Perché c'è un diritto di culto che è un fatto da cui non si può prescindere, ed è il motivo per cui io non faccio nessuna iniziativa del comune, nessun referendum per dire se si devono fare o no le moschee, perché c'è una costituzione nel nostro paese e c'è un diritto a avere luoghi di culto dignitosi per tutti. Però c'è anche da tenere conto di un'altra questione che non riguarda in questo momento tutte le religioni e riguarda l'Islam, e cioè che abbiamo cominciato in questi anni purtroppo a verificare che anche in luoghi di culto nel nostro paese si sono verificati elementi di contiguità con terrorismo islamico o comunque fondamentalismi che certamente non hanno niente a che fare col diritto di culto, hanno invece a che fare con fenomeni che devono essere tenuti lontani. Dunque a me non andava bene che ci fosse una sorta di contrattazione privata nel quale il comune ci metteva soltanto l'autorizzazione urbanistica. Vi chiedo di condividere con l'amministrazione comunale un percorso che ci porti a dire che la moschea è un diritto, che può essere una scelta importante per tutta la città e che proprio per questo non c'è qualcuno che la chiede o la pretende, ma insieme facciamo il percorso per realizzarla. Questo è stato accolto con una qualche fatica, perché come in tutti i gruppi, in tutte le comunità, ci sono coloro che sono un po' più estremisti, quelli che pensano: no, il diritto è quello e ci si deve solo dare delle risposte. E c'è qualcuno più portato a mediare. Le cose si risolvono quando prevalgono le mediazioni. In questo caso, devo dire, è prevalsa la capacità mediatoria da parte anche dei rappresentanti dell'Islam in questa nostra città, che poi, insomma, finiamo di chiamarli così, sono nostri concittadini che vivono a Genova da moltissimi anni, che lo sappiamo nemmeno se sono islamici perché sono ovunque, e che sono in un numero di circa 8.000 persone, moltissime delle quali hanno riconosciuto che questa impostazione andava bene. Allora abbiamo fatto un altro percorso prima di cominciare a parlare di moschea, e quella di dire: beh, allora ci dovete dare una garanzia, il comune deve avere una garanzia. Deve sapere che le persone che chiedono di costruire la moschea non hanno niente a che fare con l'UCOI, quanti del mondo islamico non riconoscono gli elementi fondamentali del diritto e del dovere del nostro paese, quanti pretendono di fare al chiuso le cose o comunque di non essere soggetti a valutazione reciproca,
quanti non si riconoscono nella carta dei musulmani d'Europa, perché questi problemi in tanti paesi li avevano già affrontati. Non è mica il caso di ricominciare da capo a scoprire l'ombrello. Nei paesi dove sono stati affrontati, questa definizione, la carta dei musulmani d'Europa, ha detto gli elementi fondamentali entro i quali chi della parte moderata dell'Islam vuole integrarsi e riconoscersi trova le risposte anche alle scelte poi luogo per luogo dei comportamenti. L'abbiamo assunta come, come elemento fondamentale, così come i principi della nostra Costituzione, come la Carta dei diritti dell'ONU, e quindi abbiamo scritto che la parità fra uomo e donne è riconosciuta dai musulmani in Italia, perché questo fa parte di una nostra serie di diritti e di punti di forti del livello di civiltà, al quale non vogliamo far venire meno in nome di nessuna religione la nostra comunità, e soprattutto la loro distanza, ripeto, da UCOI e qualsiasi altra formazione che possa essere anche lontanamente collegata alla ipotesi di terrorismo islamico. Si sono trasformati quindi in associazione, hanno depositato il fatto di essere un'associazione, hanno quindi una responsabilità giuridica che viene definita da coloro che firmano a nome della comunità. Quindi io da lì ho pensato che potevo trattare questo non con una indistinta comunità che faceva riferimento chissà a quali altri legami con situazioni non genovesi, ma a questa comunità, e che intorno a questa chiarezza fosse possibile definire un sistema di convenzione o di concessione, avendo ben in mente che bisogna scrivere nella concessione a quale condizioni un'area viene data temporaneamente o affidata, per farci che cosa e con quali elementi di garanzia per tutti. Più di così credo che a una comunità non potessi chiedere, francamente, non credo che potessi chiedere di più. Avrei potuto scegliere, qualcuno mi dice, la strada di andare a parlarne in consiglio comunale, con i municipi, mettere un luogo a confronto con l'altro. E chi dice così pensa che, o pensa che in questo momento la capacità di rappresentanza della politica sia diversa da quella che è, purtroppo molto bassa, o lo dice perché questo avrebbe consentito di prendere ancora talmente tanto tempo forse da non farla mai. Perché se poi io avessi risposto con un finto sì, dicendo che però doveva decidere la città, io forse avrei corso il rischio di perdermeli, perché l'esito non so quale sarebbe stato, perché su temi di questo tipo si muove la pancia e non sempre la pancia è in sintonia con la testa. Allora ho pensato che era importante dire i criteri, e i criteri sono che la moschea è per la città, quindi che io non prendo in considerazione un quartiere piuttosto che l'altro, ragionando in termini di quanto il quartiere ha avuto o quanto, no, meglio a ponente, a levante, oppure questi che dicono ma ogni tanto metti la levante perché il ponente ha già avuto tanti problemi, perché se ragionassi così dovrei ammettere, e non lo credo, che la moschea sia l'equivalente di un luogo inquinante o pericoloso cioè, o che dà chissà quale fastidio, no? Ecco, non è così. Può non essere così con queste condizioni. Allora ho ragionato in termini di criteri rispetto a come è organizzata la nostra città. È una città che ha avuto uno sviluppo collinare impetuoso, dove le funzioni urbane o si collocano al centro o devono essere collocate in un punto dove sia possibile raggiungerlo attraverso l'uso di un trasporto pubblico. Trasporto pubblico che a seconda di dove vanno le funzioni naturalmente deve anche migliorare e consentire il raggiungimento di queste funzioni, però stiamo parlando di una moschea che quando funzionerà
avrà un problema di grande affluenza durante il Ramadan, che è l'equivalente per noi alle feste comandate, quando tutti, anche il processo di secolarizzazione riguarda anche l'Islam, non è che gli 8.000 islamici della nostra città vadano tutti i giorni a pregare da qualche parte, pregano per conto loro, cioè, e quello è un rito collettivo che riunisce le comunità in alcuni giorni dell'anno. Normalmente la frequenza di cui parliamo è fatta di 20-30 persone che al giorno frequentano la moschea, con una punta di un massimo di 150 al venerdì. Quindi stiamo parlando di un edificio che dovrà da parte nostra fare i conti con la previsione di chissà quale incremento di flussi di popolazione. Doveva essere, secondo me, distante dalle case. Questo perché, questo è il motivo per cui anche urbanisticamente la proposta di via Coronata mi è sembrata sbagliata, perché bisogna fare i conti con il fatto che in questa città le persone si sono comprate magari spesso un appartamento, ora magari fanno anche fatica in questo momento a conservarlo, qualche volta lo hanno fatto pensando di lasciare ai loro figli un valore che già non è più quel valore che immaginavano. L'idea che ancora per un po' di anni una presenza islamica possa connotare il quartiere, quindi far scendere anche i valori immobiliari, ma complessivamente, insomma, rendere il quartiere, in una città che è abituata a dividersi tra chi è ricco che sta dal bar e chi è povero che sta, ecco, questo è molto sentito, io volevo evitarlo, perché storicamente in questo momento è un problema. Poi non lo sarà, spero, fra 100 anni, forse anche prima. Adesso è ancora un problema, volevo toglierlo questo elemento di preoccupazione. Volevo che fosse abbastanza lontano da un altro luogo di culto, per lo stesso motivo, perché mettere troppo vicino un campanile, una chiesa cattolica, ad un minaretto, a una moschea, poteva sembrare una stupida provocazione. Qui non c'è da provocare, c'è da convivere. Quindi a togliere dal campo gli elementi che possono diventare conflittuali. E volevo che preferibilmente si ragionasse su un'area pubblica, proprio per poter arrivare a una convenzione, a una concessione, dentro la quale ci fosse un'assunzione di responsabilità reciproca, e la possibilità che, se certe cose si verificano non vere, perché passano gli imam come passano i sindaci e restano invece le comunità, a quel punto si potesse intervenire per tirare un po' di più, diciamo, dalla parte della convenienza del pubblico e quindi della più generale convenienza della città. Non ci sono molte aree che abbiano queste caratteristiche. Il centro storico, se ne è parlato tanto, era certamente una cosa affascinante, l'idea che nella nostra città ci fossero state le moschee quando la città era Repubblica Marinara, certamente storicamente affascinante, però apro la parentesi per dire che quelle moschee non erano la dimostrazione di come fossero tolleranti i genovesi, ma di come fossero più convenienti. I diritti sono il risultato di una società che dal secolo scorso, e ancora di più sarà l'obiettivo di questo, vede l'individuo al centro di queste esigenze, non sono certo recuperabili dalla storia passata, però diciamo fisicamente c'erano in Darsena le moschee. Sarebbe stato anche bello mettercelo, ma noi abbiamo un problema, che quello lì è un pezzo di città di cui è responsabile l'autorità portuale, non è demanio della città, è demanio portuale. E allora avrei dovuto chiedere al porto, in questo momento, nel momento in cui vediamo quanto difficile sia tenerci traffici, di rinunciare a un'area dove magari si ipotizza lo sviluppo di un'attività produttiva per metterci una moschea. Io non l'ho fatto e né mi sono venute sollecitazioni da parte del porto per farlo, giustamente,
Centro storico, vi ho detto, bello sarebbe stato, ma questa convivenza così fitta, così in un momento in cui non abbiamo ancora recuperato dentro il centro storico quella mescolanza non solo di etnie, ma di ceti sociali che fanno vivere le città, dove ancora ci sono dei pezzi che sono degradati. Troppo delicata, ancora troppo delicata, secondo me non l'avrebbe retto. Io altre aree, pur avendo fatto tutta questa verifica con l'urbanistica, con tutti quanti, incrociando tutti questi elementi, altre aree con quelle caratteristiche non le ho provate. E l'altra parte, quella che propongo, è più piccola rispetto a quella di cui sono attualmente proprietari gli islamici, e dunque la mediazione è da parte loro quella di rinunciare a questa dimensione più grande, da parte della città quella di insomma, soprassedere all'infinito senza porsi l'obiettivo di fare. Peraltro, come diceva qualcuno, professor Carlini e altri, il Lagaccio, ma ripeto, la scelta è stata fatta così. Il Lagaccio è un luogo dove tante iniziative di coinvolgimento, di integrazione ci sono, sono in corso, e dove c'è della gente molto intelligente, secondo me, perché è un pezzo di città che ha subito trasformazioni, ha già avuto l'impatto con tanti momenti anche negativi della crescita abnorme della città, senza servizi, senza... molti islamici abitano anche a Lagaccio già, abitano in quel quartiere, ci sono delle parrocchie dove si fa un lavoro forte, importante, c'è un centro sociale che è un luogo di aggregazione, di elaborazione, di creatività, ci sono i campi da bocce dell'associazione di Napoli, Amici di Napoli, che sono contigui. E tutto questo può, se è integrato, se adesso comincia il lavoro di ascolto dei cittadini, ma in questo senso, non per far parlare la pancia o per dire comitati del no, bisogna superarle queste cose, insomma, ma per vedere quali condizioni si chiede da parte di chi abita in quella zona perché possa diventare un elemento molto positivo e non un elemento negativo. Secondo me io vedo che c'è un lavoro possibile, naturalmente parte dalle richieste di base, quella di migliorare la qualità delle strade, ma questo non perché si fa la moschea, ma perché, ripeto, la quantità di persone che salgono non è certamente tale da dover richiedere chissà quale motivazione, no, è proprio perché ce n'è bisogno e perché si possa dire che in questa città se qualcuno vuole andare a vedere la moschea, che spero diventerà una bella moschea, bella almeno come quella di Roma, che fu disegnata da portoghesi, che forse non è neanche più la più grande d'Europa, perché ora è quella di Colonia, ma è comunque tra le più grandi d'Europa, e qualcuno possa venire a vedersela questa moschea, deve poterlo fare passando attraverso una città che ha rimesso insieme, no? È riuscita finalmente a coniugare l'alto e il basso, lo sviluppo collinare con la città del mare e il centro storico. Diventa un'occasione, perché è una funzione urbana di uso collettivo, anche se non di tutti, possa essere anche un luogo visitato e dove si arriva volentieri dicendo, beh, insomma, questo è un quartiere che riesce a mettere insieme gli elementi del Mediterraneo, perché poi al di là di tutti questi ragionamenti c'è una scelta di fondo, quella di quale città vogliamo essere, e per me la nostra è una città che deve ribadire il suo essere mediterraneo, e quindi una città dove i diritti delle persone si riconoscono in un quadro di continui flussi e cambiamenti che ci mettono al centro di questo rapporto fra il nord e il sud del Mediterraneo, che è anche il nord e il sud del mondo. Dunque è un valore, secondo me, può diventare un valore, così come io alla comunità islamica chiedo che sia un'idea di cosa una moschea in una città occidentale
aperta, no? possa diventare anche dal punto di vista architettonico, trovando nei vincoli che in questo caso la religione mette rispetto agli elementi fondamentali di una moschea, cosa possa essere recuperato di innovativo. Quindi che non ci si limiti a un progetto, che si mettano a confronto anche architetti di un certo tipo, giovani architetti, non solo grandi nomi, perché magari i grandi nomi costano troppo, ma se qualcuno volesse farlo volontariamente sarebbe bello, e soprattutto cosa può diventare l'intorno. L'idea per esempio di avere intorno alla moschea, cosa che loro vorrebbero, gli islamici vorrebbero, un giardino come si fa intorno alle moschee, e l'acqua, perché ha un valore simbolico profondo, e che questo possa essere dato in uso a tutti e non soltanto a chi frequenta la moschea, potrebbe essere un elemento positivo o negativo. Ma io in quella zona lì penso molto positivo. Ce l'avete presente cose oggi in quella zona? Ci sono i due edifici della Teleco che insomma Dio salvi l'anima di chi l'ha progettato, perché francamente anche quello, altro che chalet, no, lì siamo negli Incas e proprio non se ne sentiva il bisogno, che comunque ora sono abitati da persone che lavorano, no, appunto dico la vicinanza è con luoghi dove si lavora e non dove si vive, e poi intorno sono scarpate desolate, dove di notte arrivano motorini di ogni tipo e ogni tanto si bruciano, no? Dove nessuno va dopo una certa ora, dove non ci va proprio nessuno, se non chi vuole, qualche volta delinque. Per cui l'idea di mettere lì invece un luogo abitato, servito e che per sua natura sarà anche molto guardato, e credo che possa solo che avere una ricaduta di maggiore sicurezza per il quartiere e non all'opposto. E questo complessivamente mi ha portato a dire, beh sì, siamo nella condizione di poterla proporre davvero. Il resto sarà fatto di continuo lavoro, diventa un'occasione di crescita per tutti noi, col coinvolgimento di tutti, però a valle di una decisione che è una decisione che non spetta a questo o quel luogo della città, secondo me spetta a chi in questo momento governa assumersi come responsabilità politica. Questa è la modalità con cui ho lavorato.